Allora? È stato come ti aspettavi? Beh, non avevo idee precise, non ero mai stato ad una riunione degli alcolisti. Ti mettono a nudo i sentimenti. Sì, si sentiva tanto amore e sostegno reciproco. È stato molto bello. Già, è come una famiglia. È vero. E non sapete neanche i vostri cognomi? No, no, ma ci conosciamo bene lo stesso. Ci unisce la sofferenza. E la nostra è una lotta comune. Stai facendo un ottimo lavoro, Messi. Complimenti. In effetti non è stato facile. E senza il mio supervisore non credo che sarei arrivata a questo punto. Sì, era veramente fiera di te stasera. E lo ero anch'io. Grazie. Avrei tanto voluto che ci fosse Thorne. Ci sarà sicuramente la prossima volta. Sì, beh, non voglio pensare al futuro ora. Devo solo cercare di vivere alla giornata. E oggi è stata una giornata speciale. Grazie per avermi fatto partecipare. Sei stato così buono con me, Kit. Ne ho fatte passare veramente tante a te e a Thorne. Mi sembra impossibile avervi ancora vicini. Noi ti vogliamo bene, Messi. E senza limiti. Messi? Kit! Ciao, Thorne. Ciao. È un po' che non ci vediamo. Già. Come va? Bene. Kit mi ha accompagnato alla riunione. Ah, e com'è andata? Ecco, è stata davvero interessante. Sì, direi un grande successo. Trovo che sia squisito. Grazie. Allora, posso servirti il dessert? Non ancora. Voglio prima darti una cosa. Ma guarda, che cos'è? Apri e lo vedrai. Già, hai ragione. Ma è bellissima. Volevo ringraziarti per avermi portato a cavallo l'altro giorno. Non era necessario. Lo so. Beh, non so che cosa dire. Proverò con un grazie. Grazie con tutto il cuore. Bene, forse ora è il caso che io me ne vada. Dobbiamo alzarci presto domattina. Sì. Questo si chiama battere in ritirata. Che cosa vorresti dire? Soltanto che ogni volta che si crea un bel momento tra di noi, tu infili la porta e fuggi via. Andiamo, Connor. Non devi offenderti. No, dovrei sentirmi lusingato. Vuoi sapere la verità? Sì, sempre. Tu mi rendi nervosa. Forse mi comporto male. No. È esattamente il contrario. Questo è il vero problema. Io mi sento a mio agio con te, Connor. Anzi, non ricordo di essermi mai trovata tanto bene con nessuno. E temo che la situazione ci sfugga di mano. E anche se così fosse? Brooke è la mia migliore amica. Ma anche noi due siamo amici. Ma nient'altro, vero? Tu che cosa pensi? Lo sai benissimo che tu mi attrai molto. E se la tua storia con Brooke fosse diversa e... Io non so neanche se ci sia una storia tra me e Brooke adesso che Ridge è rientrato in scena. Gliel'hai chiesto? No, non ancora. Forse dovresti. Io non sono di questa opinione. Se ci tenessi un po' a me, dovrebbe dirmelo lei, non ti pare? Posso farti una domanda ipotetica? Non garantisco una risposta certa, ma fai pure. Se le cose tra te e Brooke cambiassero, che cosa faresti? Per caso mi stai chiedendo se tu mi interessi? Vorrei saperlo. Sì. Tu mi interessi. E molto. Più di quanto tu possa immaginare. Devo cercare di farmi un'idea precisa. Forse grazie ai suoi appunti capirò chi era, ma non chi è adesso. Mi domando cosa le è successo. Lo so che è tardi, per favore non sgridarmi. Sono rimasto bloccato in ufficio.
Se sei arrabbiata, ti chiedo scusa, anche se temo non ti basti. Ciao, tesoro. Tesoro, è tutto quello che hai da dire? Com'è andata oggi? Sono in ritardo di 4 ore. Davvero? Che ore sono? Oh, stavo leggendo, il tempo è volato. Hai cenato? No. Bella coppia, tutta lavoro e digiuno. Dimmi, come procede la linea uomo? Una sfida difficile, ma lo sapevo sin dall'inizio. E sei certo di aver fatto la scelta giusta? Ora più che mai. Ho la sensazione che sto spingendo al massimo per superare i miei limiti. So cosa vuol dire. Il tuo nuovo caso ti sta creando problemi. Ecco, sono letteralmente sommersa di lavoro. Non so da dove cominciare, ma lo adoro. Che cosa stai leggendo? Sono dei vecchi appunti. Dell'università? Sì, molto interessanti. Ti stanno aiutando? Ancora non lo so. La psicoterapia è come risolvere un mistero. Devi mettere insieme i vari indizi finché non trovi quello che riesce a farteli collegare tutti. Hai già il filo conduttore? Sto ancora raccogliendo i dati. In effetti è un lavoro complesso. Eh sì, è vero. Mi darà molto da fare. È un uomo davvero complicato. Un caso avvincente. Hai qualche ipotesi sul suo problema? No, è ancora troppo presto. Comunque so che c'è di mezzo una donna. Perché la cosa non mi sorprende? Forse anche mio marito ha dei problemi con una donna. Hai lavorato con Brooke stasera, com'è andata? È un'altra cenetta tra buoni amici, Connor? O è qualcosa di più? Che sta succedendo? Perché sono insieme? Non avrei dovuto farti questa domanda. Sto solo esasperando la situazione. Ma perché? Mi hai chiesto se mi interessi. Non c'è niente di male. Se la mia domanda riguardasse soltanto noi due, sarei d'accordo. Ma non è così. Tu vuoi ancora bene a Brooke? Io proverò sempre dell'affetto per Brooke. Ma non ha niente a che vedere con quello che sento per te. Beh, questo mi crea dei grossi problemi, non lo capisci? Avevamo detto che il nostro rapporto sarebbe rimasto platonico finché Brooke non avesse deciso. Ma perché la nostra vita deve dipendere da una sua decisione? Che cosa vuoi dire? È semplice. Non mi ha mai dato nessun motivo di credere che faccia sul serio con me. Te l'ha spiegato chiaramente? Non servivano le parole. Stava con Ridge questa sera. E tu sei con me? È vero, è necessario che io le parli. Per conoscere le sue intenzioni? No, per farle sapere come la penso io. E tu come la pensi, Connor? Io mi sento molto vicino a te, ma non come vorrei. Brooke continua a tenerci in sospeso e io ormai sono stanco. Se il suo vero obiettivo è Ridge, deve lasciarmi libero. Scusami. Brooke. Vi ho disturbato per caso? Beh, adesso vi lascio soli. So che avete tante cose da dirvi. Kit. Grazie della tua compagnia. Ha significato molto per me. Anche per me, Macy. E ancora auguri. Ci vediamo, Kit. Ciao. Ma di che parlavate? Ho una cosa molto importante da dirti, Thorne. E aspettavo di poterlo fare non sai da quanto tempo. Ha preso il mio
lasciatemi, vi prego! C'è qualcosa che lei non ricorda. Cos'è successo? Gli hanno tagliato la collana. Chi? C'è qualcosa che vive dentro di lei. Vi prego, mamma, non mi stai aiutando così. Tuo padre era uno di loro. E c'è qualcuno che vuole il suo bambino. Qualcuno è fermi! Non capite, hanno portato via il mio bambino! Per il ciclo alta tensione, una prima TV. Presagi. Stasera a 20:30. Canale 5. Hai visto il mio ministero? È il Micro Sound System. Hai già finito la raccolta. Certo, e ne stiamo già facendo un'altra. Un'altra? Sì, i desideri 94 sono tanti. E tu a che punto sei? Pasta riscossa. Aggiungi soltanto il tuo amore. L'ho provata a danza. Magnifico. L'Ineseta Ultra, un assorbente nuovo, ultra sottile, ultra assorbente. E anche dopo qualche ora un asciutto impensabile. Vedi, è incredibilmente sottile, ma assorbe come i migliori assorbenti normali. Per questo è ultra. Il flusso è catturato dagli strati ultra assorbenti e il filtrante seta rimane asciutto e pulito. L'Ineseta Ultra, con e senza ali. Addosso senti solo asciutto e pulito. Capelli secchi, danneggiati, o li tagli o usi Testa Nera. Testa Nera, soluzioni cosmetiche per capelli. Se hai voglia di natura, se hai voglia di vita sana, quando hai sete, scegli Estate. Voglia di natura, sete di Estate. Ora anche al gusto pesca. Estate, bevi sano, vivi naturale. Per acquistare alla Standa ogni giorno è un buon giorno. Io però vengo prima del sabato perché c'è meno gente e si sceglie molto meglio. Ecco perché per la Standa ogni giorno è un buon giorno. Parola di Mike. Ariston, perché? Perché la lavastoviglie lavora nel silenzio più assoluto. Ariston, niente è più vicino a una donna. Forse un sogno, un'idea. E volare insieme a te. La bellezza, il mio corpo è dolcezza intorno a te. Io sono, io dolce, io come te. Teodorelle. Molto più che caramelle. Oh, come sei sporco. Adesso ci pensa la mamma. Oh no, questi rotoli! Che c'è? Ciao, Foxy! Qui ci vuole un'idea! Due rotoli già tagliati in fogli e messi in scatola. Voilà! Sono sempre pronti! Li prendi con una mano. Pratico! E non ne sprechi nessuno. Voilà! Questa sì è comodità. Voilà, il foglio carta tutto fa. Grazie, Foxy. Fuori tutti i giorni sentivo proprio il bisogno di un proteggi slip come il nuovo intervallo della Lines. Mi fa sentire più protetta e praticamente non lo sento. Intervallo della Lines è anatomico e ha un adesivo più lungo e più largo che aderisce completamente allo slip e ti muovi come vuoi. Intervallo della Lines ti fa sentire più protetta tutti i giorni e praticamente non lo senti. Anche nella confezione risparmio da 44 proteggi slip. Con De Cecco vinci la grande moda italiana. Spedisci la cartolina con 4 prove d'acquisto. Puoi vincere uno dei 5 abiti filtro prove d'acquisto. Hai un buono sconto di 1.500 lire. Con De Cecco vinci gli abiti del sogno. Sai qual è il pH della pelle sana e vitale? È 5.5. Johnson's pH 5.5. Per una pelle sana e vitale.
Trifold Jeans. Strong, very strong. Problemi di cuore? Il dottor Stranamore. Il dottor Stranamore apre i battenti a settembre. Ma tutti quelli che soffrono d'amore anche d'estate possono comporre il numero telefonico 27 30 80 22. Oppure scrivere all'indirizzo in sovrimpressione. Li raggiungeremo al più presto con il camper di Stranamore. Dove c'è un innamorato che soffre, lì c'è bisogno di Stranamore. Beh, noi abbiamo finito di cenare, ma c'è ancora qualcosa da mangiare, se vuoi. No, io già l'ho fatto in ufficio. Un'altra volta? Ho un'azienda da dirigere. So bene che razza di impegno sia. Tu sei molto fortunata ad avere Sally che può sostituirti, se hai voglia d'uscire. Ho parecchie cose da fare a casa, sarà meglio che vada. Vi lascio soli. Ti accompagno alla macchina. Grazie. Senti, non occorre. Ci sentiamo, Brooke. Grazie della cena e della chiacchierata. Ciao. Bene. Mi fa piacere vedere che siete diventati tanto amici. Ne avete fatte parecchie di queste cenette casalinghe da quando ho iniziato ad occuparmi della foresta. Ti sarei resa conto che è sempre più difficile riuscire a cenare insieme a te. Sai, ho tanti impegni da portare avanti e non mi dispiacerebbe se tu mi aiutassi. E secondo te Ridge come la prenderebbe? Non credo che gradirebbe il mio contributo alla creazione della nuova linea maschile. E tu come lo sai? Per quanto tempo ancora speravi di nascondermelo? Connor, non è un segreto. E allora, quando pensavi di dirmelo? Stasera? Sì, ero venuta per questo. Ah, capisco. E naturalmente lo hai deciso dopo aver passato la serata con Ridge. Solo che ti ho trovato in dolce compagnia con Karen Spencer. Ti avevo detto che eravamo amici, no? Hai impiegato 2 settimane per dirmelo. Sai benissimo che fra me e Karen non c'è mai stato niente di quello che invece c'è stato fra te e Ridge. Sì, ma tra noi adesso c'è solo un rapporto di lavoro. Sei sicura che non ci sia nient'altro? E tu sei sicuro che tu e Karen siate soltanto amici? Quindi è successo qualcosa alla riunione? Un fatto molto significativo. Raccontami, di che si tratta? Ecco. Un gettone? Con un bel numero sopra. Quello è un 30. Messi, non hai bevuto per un mese intero. Non riesco a crederci neanch'io. Tesoro, sono così fiero di te. Non quanto me. Magnifico, dobbiamo festeggiare. Dove andiamo? Per la verità, non è esattamente il tipo di avvenimento che ti va di urlare ai quattro venti. No, al contrario. Tu stai vincendo una delle battaglie più dure che esistano al mondo, Messi. Ma sono solo all'inizio, Thorne. Io dovrò combattere questa battaglia ogni giorno della mia vita. Beh, comunque è iniziata la grande. Vincerai sicuramente in poco tempo. Se fosse tanto facile, non significherebbe molto per me. Questo gettone rappresenta 30 giorni di continui sforzi. Ho ancora voglia di bere, Thorne. Il mio corpo mi richiede l'alcol e io devo combattere la tentazione e ci riesco a fatica. Ma quel che conta è che tu riesca. Vedi, Thorne, bisogna essere realisti con l'alcolismo. È molto difficile sconfiggerlo. Per questo esiste l'alcolismo, per andare avanti. E mi saranno vicini quando stenterò a farlo. Ci sarò anch'io. Tu ci sei già. È per questo che voglio darlo a te. Oh no, no, non posso accettare. Thorne, hai diritto a qualcosa. Io ho te, ed è tutto ciò di cui ho bisogno. Non ce l'avrei fatta senza il tuo aiuto. Non sottovalutarti, Messi. Io ti ho dato tutto il mio amore, la mia comprensione. Ti sono stato vicino in questo difficile percorso, ma la tua guarigione è al 100% opera tua. Ed è un riconoscimento più che meritato. Sei la donna più forte che conosca. Avresti potuto abbandonarti allo sconforto, ma non l'hai fatto. Quell'incidente è stato un avvertimento che tu hai saputo cogliere per poi reagire. E questo perché sei una donna eccezionale.
30 lunghi giorni in cui mi hai fatto capire che cosa significhi il coraggio. Ti amo moltissimo, tesoro, e non potrei essere più fiero di te. Brooke ha fissato le regole del gioco stasera. Il nostro rapporto sarà solo di lavoro. Vuoi del vino? No, l'ha detto lei. Mi ha costretto a disegnare per tutta la serata. E non ha cercato di distrarti neanche una volta. Ti ripeto, dottore, ha soltanto un obiettivo: produrre la collezione da uomo più bella della stagione. Quindi Brooke da te vuole soltanto dei disegni? Esatto. Dalle tempo, adesso si sta ancora controllando. Ma io spero che continui a farlo. Sì, anch'io. Sto facendo dei progressi con lei e il suo atteggiamento migliora di giorno in giorno. Il merito è anche... Ho già affrontato il problema. Certo, non mi aspettavo che questa linea avrebbe portato via tanto tempo. Io mi occupo dei bozzetti e Brooke del resto. Che responsabilità, considerando che non ha esperienza. È in gioco la sua reputazione. È in gioco anche la tua. Sto creando i più bei modelli della mia carriera. Questo progetto impedirà il completamento della linea donna? No, riusciremo a finire tutto. È incredibile, ma ho proprio la carica di cui avevo bisogno. Sono stracolmo di adrenalina. Devi essere esausto. No, non direi. Lo sto facendo per papà e per l'azienda, ma sto traendo giovamento da questa sfida. Sono veramente su di giri. Bene. Allora, in che modo vorresti concludere la nostra serata? Apprezzerei molto un massaggio. Per la verità, stavo pensando ad un modo migliore di impiegare la tua vitalità e l'eccesso di energia. Ci ho riflettuto tutto il giorno. Vuoi che ti aiuti a risolvere il tuo caso? Oh, figurati, il mio caso. Forse anch'io potrei trarre giovamento dal tuo talento, dalla tua creatività, dal tuo genio. Hai ragione. Inoltre, abbiamo anche noi un bel progetto sul quale lavorare. Dobbiamo metterci subito all'opera. La serata potrebbe essere giusta. Hai controllato sul calendario? Sono sicura che è il momento adatto per concepire il nostro primo figlio. Allora cosa stiamo aspettando? Io sono stato molto sincero con te riguardo al mio rapporto con Karen. Adesso voglio sapere che cosa c'è tra te e Ridge. Connor, siamo soltanto colleghi di lavoro. Sei stata innamorata di quell'uomo per 6 anni. Inoltre hai avuto una figlia con lui. Non venirmi a dire che non provi più niente. So quello che stai cercando di fare, ma non ci riuscirai. Continua. Vuoi farmi dire che sono ancora innamorata di Ridge? E per quale motivo dovrei volere questo? Connor, per favore, dimmi la verità. Allora, c'è qualcosa tra te e Karen? Brooke, lei è la tua migliore amica ed è molto leale nei tuoi confronti. Non tradirebbe mai la tua fiducia, non ti tradirebbe mai. Nonostante quello che prova per te? Sì. Non sarebbe giusto ingannarti. Trovo che Karen sia una donna speciale. Più la conosco e più il mio interesse per lei aumenta di giorno in giorno. Quindi ti stai innamorando? Se non ci sono possibilità per noi, allora sì, non escludo che potrei anche innamorarmene. Connor, chi ha mai detto che non ci sono possibilità per noi? Non mi hai dato molte speranze ultimamente. Lo sai, sono molto occupata. Ma non lo sei mai troppo per Ridge, giusto? Ascolta, devi essere sincera con me, ti prego. Se io non ti interesso, dimmelo e lasciami continuare la mia vita. Soprattutto se è Ridge la ragione per cui ti allontani. Non è giusto verso di me e non è giusto verso Karen. Io devo sapere come stanno le cose tra noi. E va bene, vuol dire che ti darò una dimostrazione.
farmi questo. Non farlo, Karen. Siamo tuoi amici. Non separarci se davvero non ci tieni a me. Perché questo ci allontanerebbe per sempre. Di particolare, volevo parlare. Sembra che tu abbia qualcosa in mente. Sono 2 giorni che non mi rivolgi la parola, Eric. Ho avuto molto da fare, Sheila. No, non è questa la verità. Sei arrabbiato con me. Non ho voglia di parlarne adesso. Io invece sì. E conta solo quello che dici tu? Non capisco perché adesso ce l'abbiate tutti con me. Non riesci a immaginarlo, vero? No, ma tu sicuramente lo sai. Allora ti do un consiglio. Cerca di essere più gentile con le persone. Eric, dimmi con chi non sono stata gentile. Per esempio, con Thorn. Thorn? Allora, hai saputo qualcosa della gravidanza? È che sia vero. Basandosi su cosa? Era positivo. Se fossi in Jack vorrei qualche altra prova. Era presente quando lei l'ha fatto. Lei gli ha anche detto di chiamare il suo medico e di sincerarsene personalmente. È meglio che ne parli con me, sì. Anche se certamente non posso accusare sua madre di fingere una gravidanza. No, io non voglio assolutamente che tu ne discuta con me. Si sarebbe rischioso. Ti prego, mi sembra che la vostra vita sia già abbastanza complicata. Non peggiorare le cose. Sono preoccupato per te, mamma. Jack ti manca, non è vero? Sì, mi manca. A volte mi manca tanto da morire. Bene, bene, bene. Questo mese avremo bisogno di un'altra dose di creatività contabile che tu solo sai esprimere, Jack. Jack? Sì, Sally? Stai ascoltando? I creditori ricominciano a farsi insistenti. Mm-hmm. Il lupo sta bussando alla porta, ma ho l'impressione che tu pensi ad altro e non agli interessi della Spectre. Sì, è vero. Sputa il rospo. Sally, mi dispiace che avvenga in questo modo, ma io devo dirti la verità. Oh, Jack, non scusarti mai con me se dici la verità. È quello che mi aspetto da te ed è quello che voglio. Io amo Stephanie. Capisco. Mi aspettavo una reazione ben diversa da te. Perché? Non mi sorprende affatto scoprire che tu pensi di essere innamorato di Stephanie Forrest. Ma io la amo veramente. Bene. Allora devo ricordarti che io e te abbiamo un bambino in viaggio. È una cosa che non hai nessun bisogno di ricordarmi. D'accordo. Sicuramente converrai che il tuo futuro adesso è accanto a me e al bambino. Sally, io farò la scelta giusta. Sembra che tu debba sottoporti a una tortura. Ti confesso che non sono molto felice, ma nonostante questo io farò tutto. Perché non provi a ricordare la felicità che provavi poco tempo fa quando io ero la donna di cui eri innamorato? Le cose cambiano. Certo. Quindi possono tornare come prima. Puoi ricominciare ad amarmi come mi amavi prima. Ti innamorerai di nuovo di me senza accorgertene e sarai felice. Sarebbe tutto più semplice se non pensassi troppo a Stephanie Forrester. Non credo che sia possibile. Hai intenzione di impegnarti con me il bambino? Sì, certamente, Sally. Bene. Allora devi convincerti che devi toglierti dalla mente Stephanie Forrester e pensare soltanto alla tua famiglia. E come posso fare? Potresti cercare di essere più romantico. Romantico? Scherzi. No, sto parlando molto seriamente. Tu sei incinta, Sally. Allora, che cosa c'entra adesso? Questo non ci impedisce di entrare in un rapporto più intimo e romantico. Al contrario, mio caro, le cose possono andare molto meglio. Se tu sei d'accordo, possiamo cominciare a sperimentarlo fin da questa sera. Tu mi stai sottovalutando, ti sbagli. Io non sono una persona che puoi manipolare a tuo piacimento. Davvero?
Voglio dirti una cosa, mio caro. Se vuoi, posso farti tornare in buon umore. Sono molto brava in questo. Mamma, sei qui? Scusate, vi ho disturbato? No, cara. Niente affatto, entra pure. Ho delle buone notizie. E una cosa davvero incredibile da mostrarvi. Cos'è successo ieri sera, Connor? Hai detto a Brooke che da un po' di tempo a questa parte ci vediamo? Chi lo sa? Chissà che darei per sapere. Qual buon vento? Dovevo vederti. Per noi due è arrivato il momento di parlare. Quindi la tua non è una visita amichevole? Vorrei che lo fosse. Controlli il tuo investimento? Ho osservato con molta attenzione la Spectra. È un tuo diritto, sei il maggior azionista. E non mi piace quello che ho visto. Cosa non ti piace? Se la Spectra è in perdita, vuol dire che io sono in perdita. E non è un buon affare. Ce l'hai con me? Non ti piace come lavoro? No, non sei tu il problema. Questi li ha disegnati Sol Feinberg? Sì, sono i bozzetti definitivi per la collezione primaverile. Questo è il lavoro più mediocre che io abbia mai visto, cara. E sono molto generoso. E comunque gli abiti sono molto diversi da questi disegni. Io credo nella realizzazione. Non ho mai sopportato quell'idiota di Clark Garrison, ma devo dirti una cosa. Devo riconoscere che almeno è un ottimo stilista. Il problema è che la Spectra non produce profitti e qualcuno deve assumersene la responsabilità. Il problema è al vertice della società. È Sullis. Vorrei sapere se posso fare qualcosa. Anch'io, ma non c'è niente da fare. La questione è tra Jack e Sully adesso. E il loro bambino? Non posso credere che quella donna sia rimasta incinta un'altra volta. Scusa, ma a quell'età non dovrebbe già essere entrata in menopausa? Io credo, ma evidentemente lei no. Cambiamo argomento, d'accordo? Certo. Come vanno le cose con Macy? Bene. Davvero? Anzi, ultimamente vanno benissimo. Mi fa molto piacere. Lo so, abbiamo raggiunto il fondo e stiamo risalendo. Avete vinto. Una sua vittoria, mamma. Grazie a Dio. Va agli alcolisti anonimi? Sì, ogni giorno. Ah, e questo mi ha fatto venire in mente qualcosa che devo dire a te e a papà. Mamma, è successa una cosa incredibile. Torna, ti ha parlato di me. Non mi va di parlarne adesso. Io ho il diritto di sapere. Sheila, sono cose che non ti riguardano. No, invece penso che mi riguardino. Ma ti rendi conto? Di cosa? Si può sapere perché ce l'hai con me? Perché stai sbagliando con il tuo atteggiamento. Sei sempre incredibilmente aggressiva. Oh, Eric, ti prego, perché non vuoi ascoltarmi? No, tu ascolta. E ascolta bene. Sheila, tu hai dei nemici, hai moltissimi nemici. Io ti ho concesso il beneficio del dubbio fin dall'inizio, ma è ora che tu ti assuma le tue responsabilità. Ti stai inimicando tutta la famiglia, compreso me. Vorrei che la smettessi. Sì, pronto? Papà, sono Thorne, disturbo? Stavo parlando con Sheila. Per favore, posso chiederti di fare un salto un momento nel mio ufficio? Ma solo tu. Vengo subito. Thorne vuole vedermi. Vengo con te. No, tu mi aspetterai qui.
Resterai in ufficio e penserai attentamente a quello che ti ho appena detto. Cerca di chiarirti le idee. Allora, Messi, che cosa devi farci vedere? Questo pezzetto di plastica. Beh, carino, ma... Io lo so che cos'è. Ti faccio le mie congratulazioni, cara. 30 giorni, fantastico, sei stata bravissima. Un momento, scusate tanto, spiegatemi che cosa è successo, per favore. È il gettone per i 30 giorni, mamma. Come? Mi è stato dato dall'anonima alcolisti. È un premio simbolico per non aver toccato alcol per 30 giorni. Ma che dici, Messi? Ah, cara, mi stai dicendo la verità? Sei orgogliosa di me. Bravissima, ti faccio le mie congratulazioni. Beh, non puoi immaginare come mi sento in questo momento. Sono così entusiasta. Ah, cara, questo pezzetto di plastica vale più dell'oro. Comunque, mamma, non ce l'avrei mai fatta senza di te. Ah, no, Messi. Hai combattuto questa battaglia da sola, il merito è tutto tuo, sei degna della lode e dell'ammirazione di tutti. Ah, grazie. Oh, mamma. Siamo nei guai. Qual è il problema, Saul? Parla. Bill Spencer in questo momento è in ufficio da casa. Bill Spencer? Cosa fa qui? Ah, non lo so. Ah, va bene, non importa. Dopotutto Karen è sempre sua figlia. Li ho ascoltati mentre conversavano. Ah, sì? Allora? Sputa il rospo! Mi sembra di aver capito che il suo socio sia insoddisfatto di come procedono le cose alla Spectra. Non gli piace il suo modo di condurre l'azienda. Citroen X, l'auto della vostra estate, vi presenta... Quadium al vento! Canta, canta che ti passa col karaoke. Quest'estate il giovedì è festa grande nelle piazze d'Italia. Un super appuntamento con Fiorello e il super karaoke per far cantare VIP e temerari di ogni specie. La prossima tappa è Riccione e le coraggiose ugole d'oro sono Marco Balestri, Sandra Mondaini, Cristina D'Avena, Brigitta Boccoli. Super karaoke stasera 20:30, canale 5, per cantare senza complessi anche di sera. Ma sei sporco, adesso ci pensa la mamma. Oh no, questi rotoli. Che c'è? Ciao Foxy. Qui ci vuole un'idea. Due rotoli già tagliati in fogli e messi in scatola. Voilà, sono sempre pronti. Li prendi con una mano. Pratico. E non ne sprechi nessuno. Voilà. Questa sì è comodità. Voilà, il foglio carta tutto fa. Grazie, Foxy. Fatto. Già fatto. Già provato. Facile. Fatto. Fatto. Già fatto. Uno scherzo. Wow! Mai visto. Nuova Pepsi Max. Tutto il gusto che vuoi e niente zucchero. Fatto. Fatto. Provata. Il massimo. Nuova Pepsi Max. Gusto Max e niente zucchero. Questa foto me l'hanno fatta 30 anni fa alla Standa, quando la Standa, pensate, esisteva già da 30 anni. Ecco perché oggi la chiamano la casa degli italiani. Alla Standa ogni giorno è un buon giorno. Parola di Mike. È così sottile che dici, questo qui non assorbe. L'Ineseta Ultra, un assorbente nuovo, ultra sottile, ultra assorbente. Poi lo provi e funziona, anche dopo ore proprio asciutta. Vedi, è incredibilmente sottile, ma assorbe come i migliori assorbenti normali. Per questo è ultra. Il flusso è catturato dagli strati ultraassorbenti e il filtrante seta rimane asciutto e pulito. L'Ineseta Ultra, con e senza ali. Addosso senti solo asciutto e pulito. Il cremoso gusto di montagna è yogurt Vipiteno.
il più premiato dell'Alto Adige. Pasta riscossa. Aggiungi soltanto il tuo amore. Laserline, l'antifurto intelligente. Hai visto la mia cappuccina? Che bella, hai già finito la raccolta. Non ho perso neanche un punto. Sai, i desideri 94 sono tanti. Allora ne fai un'altra. Io sì, e tu a che punto sei? Compro i rotoli da cucina Valle Verde. Rispetto la natura e loro si divertono. Valle Verde, Valle Verde. Nella valle col pennello a colorare. Valle Verde, Valle Verde, tanta casa che diverte. E ancora di più con le maschere Valle Verde, il coniglio, la gallina e tante altre. Cercaci nelle confezioni di carta igienica, rotoli da cucina e tovaglioli Valle Verde. Dai, gioca con noi! Di mamma sveglia ce n'è una sola ed è tua con i punti del prosciuttino, dei tranci, delle mortadelline, dei cubetti, dei trancetti rovagnati. Rovagnati, sapori di famiglia. Ok, le puntate più ok di Ok, il prezzo è giusto. Ok, il prezzo è giusto. Da lunedì a sabato alle 18 su Canale 5. Questi abiti erano di moda 5 anni fa. Non sapevo che fossi così contrariato, papà. Bene, adesso lo sai. Molto presto sapranno tutti quanto sia contrariato. Sapevi fin dall'inizio che non avremmo potuto competere con la Ralph Lauren o con la Forrester? Non sapevo di aver investito in una impresa fallimentare. Sei un po' severo, non ti sembra? Basta esaminare la qualità dei prodotti. E la nostra reputazione nel settore è un disastro. E guarda le nostre condizioni finanziarie. No, io credo che la mia reazione sia fin troppo controllata e sicuramente meditata. E che cosa posso fare per cambiare le cose? Prendere atto della situazione. Che cosa vuoi dire? Qui stai sprecando il tuo tempo e il tuo talento. Non sono affatto d'accordo, papà. Credo che la Spectra abbia un potenziale e vorrei riuscire a svilupparlo. La Spectra è una nave che affonda e tu devi salvarti. Cosa vuoi che faccia? Vorrei che rassegnassi le tue dimissioni. Vorresti licenziarmi? Niente affatto. Vorrei che lavorassi per me. Alle edizioni Spencer? È il lavoro più adatto alle tue potenzialità. Potrai crescere, Karen, creativamente ed economicamente. Hai forse intenzione di chiudere la Spectra Fashions? È una mia prerogativa. Non hai risposto alla mia domanda. Ho investito un discreto capitale per mantenere a galla questa azienda. E non mi piace gettare il denaro in questo modo. Sally è già stata informata? No. Volevo prima preparare te. È ormai deciso? Dipende da Sally. Qualcuno ha fatto il mio nome? Salve Sally, piacere di vederla. Davvero? Eppure ho sentito dire che non ha fatto piacere di vedermi. Non si fidi delle voci di corridoio. Perché ho degli informatori fidati, Bill, e mi hanno avvertito che non sono sulla lista delle persone alle quali lei è più affezionato. Lauren, grazie per essere venuto. Eric. È una riunione di famiglia? Torna delle buone notizie. Si tratta di Macy. Abbiamo proprio bisogno di buone notizie. Cosa c'è? Macy è stata premiata perché è un mese che non beve più. Dall'Alcolisti Anonimi. È un mese che non beve? È incredibile, vero? Mm-hmm. Allora festeggiamo l'avvenimento. Grazie, mi fa molto piacere che tu l'abbia detto. Vuol dire che hai in mente qualcosa? Veramente penso che sarebbe molto importante per me mostrarle tutto il nostro sostegno, il nostro affetto. Le sarebbe di grande aiuto. Potrebbe essere un problema per te, mamma. Perché? Perché è la figlia di Sally. Comunque, se avessi delle difficoltà, sicuramente capirebbe. No, ormai è acqua passata. Lei è tua moglie, è la donna di cui tu ti sei innamorato. E adesso è importante che la nostra famiglia le mostri tutto il suo affetto. Allora va tutto bene.
Dobbiamo solo stabilire il momento e il posto. Ci ho già pensato io. Le faremo una festa a sorpresa in questo ufficio nel pomeriggio. D'accordo. Vuoi che lo dica tuo fratello e a Taylor? Ci terrei moltissimo. Se hai bisogno di qualcosa, chiamami, eh? D'accordo. Ah, mamma, papà. Grazie. Oh. Voleva vedermi? Oh, Jim, bravo. Sì, vorrei che andassi in magazzino e mi fatta colorata i palloncini. Sì, e occupati anche di un'altra cosa. Fai portare tartine e pasticcini per 8-10 persone qui in ufficio. Mi raccomando, Jim, devono essere qui non più tardi delle 5. Ci penso io. A dopo. D'accordo, grazie. Ho bisogno di parlarti, Thorn. Dovrei aspettare, Sheila. No, ho bisogno di parlarti subito. È urgente. Ho saputo che ci sarà una festa più tardi. Come fai a saperlo? Io vengo a sapere tutto, prima o poi. È una festa in onore di me, sì, strettamente familiare. Molto bene, quindi sono invitata anch'io. Io preferirei che non venissi. Ma io sono un membro di questa famiglia. Mi dispiace, Sheila, ma non voglio che tu venga. Io non ti piaccio, vero? Certo, ma neanche io piaccio a te. No, non mi piace affatto. E il tuo comportamento non aiuta certamente a migliorare le cose. Mi dispiace, ma ho molto da fare. Perché mi crei tutti questi problemi? Restituisco la cortesia. E così ti sei lamentato della brutta e cattiva Sheila con tuo padre? Tu sei soltanto un vigliacco. Non mi sono lamentato, Sheila, l'ho solo avvertito. Senti, se hai dei problemi con me, devi venire da me a parlarne, Thorn. Perché non provi a combattere una battaglia da solo almeno una volta? Dovresti vergognarti di te stesso. Lo sai di che cosa mi vergogno? Del fatto che devo considerarti un membro della mia famiglia. Dovrai abituarti. No, fortunatamente non dovrò. E che cosa te lo fa pensare? Ci sono un po' di nuvole all'orizzonte, vero, Sheila? Scusa, ma non capisco. Non vai molto d'accordo con mio padre ultimamente. E allora? Marito e moglie discutono. Dovresti saperlo meglio di chiunque altro. Non è solo questo. Mi sembra che stia perdendo sempre di più la pazienza con te. Tuo padre sta accumulando molto stress perché si è cacciato in un vicolo cieco. Tutti ormai hanno capito, te inclusa, che mio padre comincia a capire come sei fatta. E questo ti rende nervosa. Eric mi ama. Hai le idee confuse sull'amore. Può andare e venire quando non è sincero, proprio come te. Io resterò qui, Thorn. E non ti permetto di minacciarmi. Io non ti sto minacciando, non ne ho bisogno. Sei una manipolatrice e un opportunista. Mio padre finalmente se ne sta rendendo conto. E se ricominciasse a crederti, ci penserò io a ricordargli come stanno veramente le cose. Quindi il dado è tratto. È un peccato. Mi dispiace per te, ma hai commesso un gravissimo errore. Vuoi giocare alla guerra con me? Beh. Ma questo gioco ha un prezzo. Un prezzo, mio caro, che dovrai pagare. Stavo per venire da lei, Sally. Ah, allora le ho risparmiato il viaggio. Abbiamo qualcosa di cui parlare? Sì. Della Spectra. Bene. Non crede che forse sarebbe meglio se ne parlassimo in privato? Perché se riguarda la Spectra, loro la rappresentano. Esatto. Messi, Jack e io abbiamo il diritto di sapere cosa succede. D'accordo. Come preferite. Quello che sto per dire riguarda direttamente ognuno di voi, perciò cercherò di farvi soffrire il meno possibile. Sto considerando l'ipotesi di chiudere la Spectra. Che cosa? Lei sta scherzando. Stia bene a sentire, signor Spectra. Dai, lascia stare, solo ci penso io. Ascolti, Bill. Nessuno può negare che ultimamente i profitti si siano ridotti, ma non può chiudere. Quali i profitti? Questo è un mercato piuttosto instabile. Sì, abbiamo gli alti e i bassi come nelle altre aziende. Sì, aspetti fino alla prossima sfilata. Sì, esatto. Sto preparando una grande campagna promozionale. Dopo la sfilata ricominceremo a salire. Lei crede? Ho appena visto i disegni di Sol. Li ha visti? Ha trovato qualche problema? Sì, Sol, mi dispiace, ma ho trovato un'infinità di problemi. Senta, Bill, se ci sono dei problemi me ne parli. Sono dalla parte dei miei collaboratori fino in fondo, soprattutto con Sol. È uno dei più grandi talenti nel campo della moda. Sicuramente lo è stato in passato. Adesso non lo è più. Ma noi ci troviamo bene con i suoi disegni. Il bilancio parla chiaro, Sally.
Bill, la prego, lei non può chiudere la Spectra senza averci dato una possibilità di rimetterci in piedi. Ha ragione, senta Bill, per risanare i conti dell'azienda abbiamo bisogno di almeno un anno. Avete solo 48 ore. 48 ore? Ma è impazzito! Ma lei non può farci questo. Esatto, solo 48 ore. Cerchi un altro stilista, un vero stilista, magari giovane e potenzialmente geniale. Ha 48 ore per impiazzare Saul, altrimenti chiuderò la Spectra. Non ne parliamo più. Buonanotte.